Ciao a tutti, in quest'altro nuovo video vorrei leggervi una preghiera che ho scritto e che si intitola Che sia affetto per tutti. Signore, fa che a nessuna creatura al mondo manchi mai l'affetto dei suoi cari, in primis quello di sua madre. Fa che tutti possano crescere e vivere amati e curati, affinché nessuno più divenga malvagio, rabbioso e violento. Amen. Cosa voglio dire con questa preghiera? Che purtroppo molte persone, sin dalla più tenera età, crescono con delle mancanze affettive gravi, crescono senza ricevere amore, senza ricevere affetto, senza ricevere attenzioni, crescono ricevendo solamente materialismo, cibo materiale, un'educazione magari anche un'educazione ferrea, potrebbero anche ricevere un'educazione ferrea, ma mancare delle cose essenziali, quali l'amore, le gentilezze, le attenzioni, che solo una madre vera può dare, o anche un padre, e in generale solo due genitori veri possono dare. Veri non dal punto di vista del sangue, ma dal punto di vista umano. Il genitore vero è colui che ti cresce, che ti dona l'amore, che ti dona il cibo, che ti ama, che ti vuol bene, che ti cura, che ti educa nel modo giusto, a prescindere se è un genitore di sangue o adottivo. Per quanto dal punto di vista dell'amore, dell'affetto, delle cure umane, il sangue è relativo, il legame di sangue è relativo. Quindi, perché alla fin fine noi siamo esseri spirituali perché siamo capaci di amare. Ed è l'amore che fa la differenza. È l'affetto che fa la differenza, è l'umanità, è la gentilezza che fanno la differenza, è la sensibilità che fa la differenza. Non è il legame di sangue. E nemmeno i titoli nobiliari, tutte cazzate sono quelle. Io sono di quella famiglia e ho questo cognome e sono meglio di te. Queste sono tutte cazzate. Le persone veramente valorose, le persone veramente grandi sono le persone che sanno amare, trasmettere amore. Sono le persone che sanno donare sorrisi, che sanno ispirare sentimenti positivi nell'altro, sentimenti di gioia, sentimenti d'amore, che sanno ispirare e instillare sentimenti di gioia, di pace, d'amore, sentimenti positivi. E quindi, Signore, fa che a nessuna creatura al mondo manchi l'affetto dei suoi cari, mai, in primis quello di sua madre, perché
Perché molte persone che crescono, diciamo, in cattività, crescono senza l'affetto necessario, senza l'amore necessario, poi da grandi diventano, è facile che diventino cattive, malvagie, che diventino violente, che diventino terroriste, fanatiche. Non è detto che accada, però è facile che accada. E quindi non deve esistere che debbano venire su bambini senza che ricevano l'amore e le cure necessarie, come umanità buona vuole, come Dio vuole. A presto. Ciao.